partiamo con le news. Sono 22 i convocati di Rudy Garcia per la trasferta di Firenze. Out gli infortunati Balzeretti, Strootman e Benatia e lo squalificato destro. Ci sono invece Maicon, Castan e Romagnoli. I primi due stamattina hanno regolarmente lavorato con il gruppo. Castan ieri aveva saltato l'allenamento a scopo precauzionale per un lieve affaticamento all'adduttore. Il difensore di Anzio invece è tornato acciaccato dall'impegno con la nazionale Under 19 e stamattina non ha partecipato alla rifinitura. Garcia dovrebbe quindi riproporre la difesa tutta brasiliana con Maicon, Toloi, Castan e Dodò. A centrocampo De Rossi e Pjanic con Nainggolan favorito su Taddei, mentre in attacco accanto a Totti e Gervinho dovrebbe esserci Ljajic in vantaggio nel ballottaggio con Florenzi. Rudy Garcia in conferenza stampa attribuisce un valore storico alla squalifica combinata a Mattia Destro e tiene vivo il sogno scudetto. Ho lottato sempre per vedere usata, diciamo, la moviola in campo. Sono veramente contento di vedere che è successo questa cosa. Vuol dire che spero che questa cosa si unifichi a tutta l'Europa. Adesso c'è stata una legge Bosman, adesso c'è una legge Destro. Quando le cose si aspettano di meno è a questo momento che a volte succedono, è precisamente questo momento. Sono 23 i convocati di Montella per la sfida del Franchi, recuperano come previsto Ambrosini e Vargas, ancora out Mati Fernandez, Rossi, Gomez, Rebic e Egazzi. Due dubbi per il tecnico: chi schierare accanto a Cuadrado tra Matri e Matos e dove far giocare Borja Valero. Se lo spagnolo va a centrocampo, spazio sulla tre quarti ad Ilicic, altrimenti spazio a Vargas. Dietro giocano Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic e Pasquale. E Vincenzo Montella in conferenza stampa paragona le rose di Roma e Fiorentina, poi dice la sua sulla corsa al titolo. Credo che abbia una rosa Roma di primissimo livello e credo che ce l'abbia nelle alternative, così dire, soprattutto in attacco. L'andata, la partita l'abbiamo perso perché ci ha segnato un giocatore che era in panchina, che poi è entrato e ha già fatto una quarantina di gol in Serie A, e accanto a lui aveva un altro che ne ha fatto i 250, che era Totti se non ricordo male, e in campo c'erano giocatori di un certo tipo. Fermo restando che credo che a parità di condizioni, di fortuna o sfortuna, non ci sia tutto questo divario. La Roma ha fatto un campionato straordinario, ha avuto una continuità inusuale, ha avuto secondo me la squadra che durante la partita riesce a capire e a scorgere e a sfruttare e a leggere le situazioni di gioco, e quindi è una squadra completa proprio sotto questo punto di vista. I campionati si vincono se sei la migliore, e se trovi un'altra che è migliore di te non puoi pensare di poterlo vincere, sennò sarebbe troppo facile. Credo anche che appunto abbia trovato una Juve imbattibile a questo punto, e sia stata sfortunata soprattutto in questo fino ad oggi. Alessandro Florenzi a Sky Sport parla della gara di Firenze, di mercato e del mondiale brasiliano. Sono due anni che fanno un grandissimo gioco e hanno dei giocatori veramente interessanti, però noi andiamo lì forti di questo secondo posto che vogliamo far finire sabato e cercare di vincere la partita. L'inizio per migliorare questa rosa è quello di mantenerla tutta. Se riusciamo a mantenere questi giocatori, e poi faranno comunque loro le decisioni, il direttore con il mister faranno, speriamo, delle scelte giuste. Sta per finire il campionato, arriva il mondiale, tu sei stato nel raduno ultimo di Coverciano, hai percepito qualcosa, ti aspetti qualcosa, pensi di aver dato tutto, di stare con la coscienza a posto? Ma la coscienza ce l'ho più che a posto. Adesso aspettiamo queste ultime giornate, cerchiamo di dare sempre tutto, poi le decisioni del mister le accetteremo. Antonio Conte evita di parlare del suo futuro ed indica la partita con il Bologna come fondamentale per la conquista del terzo scudetto consecutivo. È un momento talmente importante che pensare a questioni personali, soprattutto io poi che ho sempre professato di pensare al noi e non all'io, secondo me sarebbe una grandissima mancanza di rispetto nei confronti dei miei calciatori, nei confronti della società, nei confronti soprattutto
dei nostri tifosi, i quali si aspettano quest'anno grandi cose da parte nostra, e io mi sento responsabile insieme alla squadra per cercare di regalare qualcosa di storico come il terzo scudetto. Domani partita fondamentale, di assoluta proprio di fondamentale importanza. Vincere domani significa mettere un tassello bello grosso sulla conquista del terzo scudetto, che ripeto sarebbe veramente storico. Rafa Benitez alla vigilia della sfida con l'Udinese toglie Hamsik dal mercato. Mare, che è un giocatore fondamentale per me, è fondamentale per la società, non abbiamo nessun dubbio di questo, e quest'anno che ha avuto 2 mesi di infortunio ha giocato tante partite che arrivava al suo livello. Io sono molto contento con l'ultima prestazione di Marek, e non è un discorso di no, vogliono vendere, no, non è così, noi siamo contentissimi e io sono il primo che penso che lui è un giocatore fondamentale, non è sul mercato. Clarence Seedorf fa chiarezza sugli obiettivi del Milan e sul suo futuro. Non mi è stato detto niente di questo, mi è stato ripetute le cose che sono state anche dette pubblicamente da signor Galliani, che noi vogliamo andare in Europa, e per andare in Europa ci sono 2 posti a disposizione, quindi è ovvio che da sportivo noi cerchiamo sempre di andare più in alto possibile, quindi questo è scontato. Sì, lo sono ancora, semplicemente finché non ricevo una chiamata del presidente che lui abbia cambiato idea, io ho questo pensamento e questa sicurezza, e la mia sicurezza personale è quella che io cerco di fare tutti i giorni al lavoro. Se avete domande che riguardano la società, il signor Galliani è qui, e quindi direi di fare la domanda a lui. Io voglio parlare della partita perché è troppo importante che il focus della squadra continui a essere quello, e non la mia posizione personale, che sinceramente non ha nessuna importanza. Sinisa Mihajlovic annuncia ampio turnover per la trasferta di Catania, poi dice la sua sul caso Icardi. Faremo giocare quelli che hanno giocato di meno, anche per dargli un'occasione giusta per farsi vedere, anche perché si meritano, perché durante tutto quel periodo che sono stato qua si sono allenati sempre bene, senza fare polemiche. Credo che come si potrebbe comportare in una maniera così, quello sicuro, quasi impossibile. Lei l'avrebbe sanzionato? Ma non l'avrei sanzionato perché non sarebbe arrivato a quel punto, perciò non c'è problema, non esiste. Marco Van Basten allenerà la ZA Alkmaar a partire dalla prossima stagione, lo ha annunciato oggi il club olandese sul suo sito. L'ex CT della nazionale olandese ha firmato un contratto biennale, prenderà il posto di Dick Advocaat, attualmente alla guida della squadra settima in campionato ed eliminata nei quarti di finale di Europa League. Nelle ultime 2 stagioni l'ex bomber del Milan ha allenato, sempre in Eredivisie, l'Herenveen. Una radio, una squadra, 92.7. Pensavo l'avessimo superato.